I playoff entrano decisamente nel vivo, sarà ancora pubblico delle grandi occasioni all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Il Pescara ospita l'Entella che dall'alto dei 79 punti conquistati in campionato ha conservato lo status di testa di serie. Questo significa che i biancazzurri dovranno vincere almeno una gara. Il doppio pareggio non basterà. Cosa cambia? Zeman. Per me non cambia niente, nel senso che voglio che la squadra gioca sempre a vincere, per vincere e poi... Ci sono sempre due tempi e certo che dovremo approfittare della partita in casa per cercare di fare qualche cosa di più. Non al top, comunque recuperato, Brosco partirà dalla panchina dal primo minuto a Pellacani. Crescenzi in avvantaggio su Cancellotti. Non sono previsti altri cambi. Probabile 11, Plizzari tre pali in difesa, Crescenzi, Pellacani, Mesic e Milani. A centrocampo Raffià, Palmiero e Craia. In attacco Merola e Delle Monache a supporto dell'ex Facundo Lescano. Entella prima di Chiosa, Morosini e Tascone, ex Primavera del Delfino. Convocati, ma non al meglio, il terzino sinistro Barlocco, la mezzala Tencorang e l'esperto centrale Pellizzer. Aggregati al gruppo in Primavera Costa e Ferraro. Sistema di gioco 3-4-2-1. Borra tre pali in difesa Parodi, Sadichi e Manzi. Sulle fasce l'ex Zappella e Tomaselli. A centrocampo Corbari e Andrea Paolucci, 36 anni abruzzese di Tollo, cresciuto nel Pescara, tre presenze in B con Sarri in panchina nel 2005 prima della cessione a gennaio 2006 alla Fiorentina. Tra le linee Meazzi, probabilmente preferito a Clemenza, altro ex, e Gaston Ramirez, che non ha bisogno di presentazioni. A svariare su tutto il fronte offensivo, Silvio Mercai, 15 gol in stagione, terminale di indubbia pericolosità. Penso di sì, l'ha dimostrato anche in campionato, non solo con Gubbio, anche se, ripeto, per me ci sono giocatori importanti, a me. Ramirez già ci ha fatto male una volta in Coppa Italia con la Sampdoria, è sempre un giocatore che ha fatto la A, che ha giocato all'estero con gli inglesi, è un giocatore importante. L'ultimo successo dei biancazzurri sull'Entella risale al 12 dicembre 2015. Serie B in panchina Massimo Oddo, in campo anche Alessandro Crescenzi. Le reti di Memuscei, servito da Caprari e di Gianluca Lapadula, assistito da Alessandro Bruno. Poi all'Adriatico solo pareggi, 2-2 il 19 settembre 2017 in panchina Zeman, gioiello di Capone, 2-0 di Gaston Brugman. Nell'ultimo quarto d'ora la rimonta ligure grazie ai gol di Luppi e Dio. 21 settembre 2019 finisce 1-1, Schenetti la sblocca, su punizione pareggia i conti Memuscei al minuto 73. Sempre in B, 27 aprile 2021, il solito Schenetti porta avanti i liguri dell'esordiente Gennaro Volpe, appena subentrato a Vincenzo Vivarini. Al 91esimo l'inutile 1-1 siglato da Rigoni. Pescara ed Entella retrocedono infatti in Serie C. Il 17 febbraio dello scorso anno ennesimo pari, ma senza gol. La prima volta all'Adriatico finisce invece 4-0 per i biancazzurri, allenati da Marco Baroni. 4 ottobre 2014, Entella matricola del campionato di Serie B, tripletta di Pippo Riccardo Maniero, prima rete su calcio di rigore. Attenzione, incredibile questo errore di Politano. Un passaggio maldestro, arritroso per il suo compagno di squadra, il portiere Aresti, aveva capito tutto Sansovini, grande intervento dell'estremo difensore biancazzurro, miracoloso Aresti. Politano, vediamo, c'è poi la verticalizzazione, sponda di Biarda, Solinari, attenzione, Maniero, sinistro, rete, il raddoppio del Pescara. L'inserimento di Maniero, che ha coperto benissimo il pallone dall'attacco del numero 5 russo, e poi con un sinistro preciso ha freddato da distanza ravvicinata il portiere dell'Entella Paroli. Dunque cambia ancora la situazione, questo fraseggio reiterato, scatta il pressing del Pescara, attenzione il numero 4 Volpe, palla indietro ancora per Russo, incredibile svarione, Maniero, rete, il terzo gol, il cadeau di Russo al minuto 14 nel corso della ripresa, tre gol di Maniero. Pasquato, 16 metri, il destro, rete, all'altezza di 18 metri per essere più precisi, arretrato troppo la retroguardia ligure, destro incrociato, molto bello, chirurgico da parte di Cristian Pasquato, 4-0.